Buon pomeriggio amici da Frank Bianconero, primo novembre ogni santi, perciò giornata storica come succede da 126 anni a questa parte, il compleanno della Juventus, dove la sesta generazione si appresta a seguire la Juve, a diventare della Juve, fan della Juve, perché alla fine cosa succede? Questo è un amore sconfinato, senza fini, senza scopo di lucro, è un amore incondizionato a prescindere. Perciò io che ormai comincio ad avere un'età, diciamo, matura, diciamo così, e beh, possiamo dire che dall'85-86 ha scelto la Juve me, non sono andato io a scegliere la Juve. Perciò funziona così ed è funzionato così per tanti milioni di tifosi, non solo in Italia ma nel mondo, perché la Juve, la J che rappresenta gioventù, no? Tutta quella storia bellissima, storia della Juve che nasce da una panchina, dove ogni anno si cerca di rinnovare nonostante l'età, dove l'amore, dov'è? L'amore è quello che tu gli stai sempre addosso, gli stai sempre dietro, vittorie sconfitte, emozioni contrastanti, si piange, si ride, si esulta, ci si arrabbia, ma poi ti giri, vedi lo stemma, è lì poi che ci dovremmo, ultimamente ci dovremmo trovare, ma dovrebbe essere la regola quella del, non del bravo tifoso, ma quello che ama una squadra, con tutti i suoi pregi e difetti, tantissimi pregi, la storia ci ha detto, pochi difetti, ma ci sono anche quelli, perciò bisogna accettare pregi e difetti. Io c'ho poco da dire a questa società, delle emozioni che mi ha dato, perché poi 126 anni di Juve, oggi è il compleanno, se non vado errato, anche del dottor Umberto Agnelli, è 100 anni quest'anno che ha fatto la famiglia Agnelli come proprietà della Juve, in fusione con ormai, però sono 100 anni di una sola proprietà, 100 anni dove hanno cercato sempre di farci godere, di farci sognare, di farci festeggiare, di farci sorridere, di sentirci spesso inattaccabili, invincibili, semplicemente perché la Juve sono passati campioni inestimabili, dove ora c'è un po' di freno a mano, ma non è un problema, perché è troppo facile, come si dice sempre nei momenti belli, star dietro, correre lì dietro alla Juve, senza, diciamo così, inavvertitamente, ma ora che c'ha bisogno del nostro supporto, della nostra critica, della nostra opinione, non del nostro insulto, perché alla fine chi ama non insulta, chi ama non insulta chi fa parte della Juve, ieri, oggi, domani, quelli che ci sono stati, quelli che ci saranno. Chi ama la Juve non fa soltanto tutto ciò per interessi propri, chi ama la Juve non la denigra, chi ama la Juve va oltre, chi ama la Juve spera che dall'anno prossimo, da quest'anno, dall'anno prossimo, fra due anni, ritorneremo ad essere la Juve più forte del mondo, perché poi alla fine per me rimane sempre la squadra più forte del mondo, perché il tifo è anche irrazionale, il tifo, l'amore è una cosa a volte che non si può spiegare, mentre il mondo sta cambiando, mentre ormai c'è addirittura chi va contro la Juve sperando che succedano cose diverse, e io rimango sempre a chi ci ha dato la via, almeno quando io ho cominciato a tifare Juve, che sono gli Agnelli, soprattutto Gianni Agnelli con le sue frasi emozionanti verso la J, ogni volta che su un giornale leggeva la J per lui era subito Juventus, è l'amore della sua vita, questo diceva Gianni Agnelli, e lui c'è stata per noi, la mia generazione, quella prima e quella venuta un po' dopo, la stella polare per seguire la Juve, e non importa, perché non c'è un contratto che si tifa solo se vinci o se ci piace qualcosa che noi vogliamo, l'amore tifi, urli, piangi, soffri, sorridi, batti i pugni, ma poi sei sempre lì, sotto quello stemma, questo stemma fantastico, diciamo, ecco perché Juventus si rinnova sempre nonostante i 126 anni, perché la differenza la fanno sempre le cose che vai a pensare per il futuro. Ora è un momento di stanca, di decisioni che forse non ci sono piaciute, di scelte che non ci sono piaciute negli ultimi 4 anni, ma non importa. Io purtroppo l'unica cosa che mi pento un po' di più di questa Juve, o da quando, diciamo, ho cominciato a seguirla poi negli anni a venire, qualche anno fa, è quella di non stare a vedere tutte le partite allo stadio, ma anche in trasferta per altri motivi, perché se no stare lì
alla B ai settimi posti, alle finali di Champions League, agli scudetti vinti in continuazione, alle finali di Coppa Italia, di Supercoppa Europea, di Intercontinentale, sarei stato sempre lì in prima fila, quando si vince e quando si perde, perché come si dice da frasi fatte, quando si vince sei di tutti, quando si perde sei solo di qualcuno, e io insieme a tanti vorrei essere la parte dei qualcuno, non quella dei tanti, anche se non mi devo mai accontentare di non vincere, perché la Juve, la proprietà, la storia ci dice che la Juve non ha lottato mai per accontentarci, ma sempre per arrivare ai massimi livelli. Ma ora bisogna fare, come si dice, la conta con delle scelte sbagliate, e io le accetto, perché per me possono uscire domani in conferenza stampa e dire che la Juve lotti per la salvezza. Io non scenderò mai dal carro dello stemma Juve, perché come dico e lo ripeto, è troppo facile da dare addosso. Adesso è un gioco troppo facile a vedere le cose che non vanno da 3-4 anni a questa parte. È veramente troppo facile, senza sapere i veri motivi che ci sono dietro. Non li saprò io, non li saprete voi. È normale, e io sono il primo che critica, che è dispiaciuto, ma spenta poi l'arrabbiatura del dopo la partita, quando fai le live o ti parli con gli amici anche in privato, che ti arrabbi per delle cose che non ti piacciono, non viene mai messo in discussione quello che è il sentimento verso questa squadra, perché alla fine tutto passa, lo stemma resta, la squadra resta, la Juventus FC resta e resterà, perciò è inutile stare qui a dire altro. La Juve è l'amore di una vita, no? Spesso si dice, è quello dove, ripeto, non lo metti in competizione con nulla, perché non finirà mai, perché non cadrà mai, perché ti guiderà sempre, perché quando vediamo i video di quei signori di 80-85 anni che entrano allo stadio dopo tanti anni che non vanno e piangono, io fra 20-30-40 anni vorrei essere quel signore lì che ancora si emoziona all'inno della Juve, a vedere i giocatori della Juve, a vedere una partita della Juve. Perciò è questo quello che è la Juve. E ricordatevi, e questo non è che lo dico io, è un mio auspicio, non barattate mai l'amore per altro, non barattate mai l'amore per la Juve per scopi personali, non barattate mai l'amore per la Juve per lo sporco lucro, mai, perché la Juve è amore, e dove c'è amore non c'è dissing, guadagno, interesse personale. La Juve è unica, e c'è chi la fa rimanere ed essere unica, e c'è chi si prende gioco di lei per dimostrare alcune cose. Perciò quello che posso dire soltanto è che si ama, si gioisce, si piange, si critica, si hanno opinioni, ma senza mai mettere in discussione questo stemma qui. Fino alla fine, e buon compleanno Juventus!